incendio, l'indennizzo copre quasi interamente il valore del cantiere. Fammi vedere. Perfetto, siamo inattaccabili. Anche questa volta lui resta fedele ai suoi principi e a noi toccheranno le tecniche di benzina. La tua letterina era bella. Così quando il direttore piangendo mi ha chiesto chi potesse sostituirmi, io gli ho fatto il nome del suo autore. Che cosa? Complimenti. Sei il nuovo caporedattore della notizia. No, no, non devi piangere, se non mi fai piangere pure a me, fammi fare la figura dell'uomo. Su. Diego, Rita! Andiamo, su. Tristezza, ma dove siamo finiti? Tristezza, dove siamo finiti? Questa è la strada per andare, mica siamo finiti. Può essere pure che è bello, no? Ti lamenti sempre tu. Dite, però vai piano piano, che mi agiti, non vedi, capito? Il camion non è il nostro. Più piano di così, questo non cammina proprio, ci vuole proprio... Stai zitto, non ti preoccupare. Di qua. Quanto ti ho detto di girare di qua, ma sei sorda? Scusa, non ho sentito. Ah, mamma mia. Dove devo girare? Andiamo indietro. Mi volete vedere qua andiamo a finire quello sul mare? Dopo qua ci andiamo a finire dentro il mare. Dio. Che fiducia. Senti, ma non sembra marabucco, eh? Cosa? Il posto dove vanno gli attori americani. Papà forse voleva dire Malibu. Eh? Non è male, no, come sta? Eccoci qua, complimenti, siamo arrivati a Malibu. Scusa. Stanca. Ah, eccoci qua, siamo sicuri che è qua, eh? Sì, sì, questa è la nostra Malibu. No. Poteva andare peggio. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per d'accordo. Senta, mi dispiace, ma devo richiamarla tra 5 minuti. Grazie. Alberto, lascia perdere, ci vediamo un'altra volta, vedo che sei pieno di impegni. No, Franco, aspetta, io il tempo di fare 4 chiacchiere con te ce l'ho sempre. Mi dispiace molto che negli ultimi tempi il nostro rapporto non sia più come quello di una volta. Che dispiacere. Ti prego, accomodati. Negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi. Comunque sappi che puoi sempre contare su di me. Come anche io su di te, spero. Come no? Io ancora non ti ho ringraziato per avermi salvato la macchina. Figurati, Alberto. Sai, era lì davanti, a 2 passi. Allora, comunque fai attenzione a quella macchina, fa molta gola. E come va il distributore? Molto carino da parte tua a farmi queste domande. Abbastanza bene. Speriamo che al mio principale non gli venga in testa di sbattermi fuori così all'improvviso. Come fai tu, di solito? Beh, se ti riferisci a Raffaele, ti assicuro che non è stato facile neanche per me prendere questa decisione. Senti, questi sono fatti tuoi. Qual sono, Alberto? Cosa vuoi da me? Franco, io ho un problema da risolvere. È un lavoretto molto semplice e ben pagato. Prima Claudia, poi Anna, poi Leonora, ora Giordano. Insomma, da Palazzo Palladini se ne vanno i migliori e i peggiori restano. Ma io ti ringrazio per la considerazione, Ma non intendevo te, scemo. Certo, che situazione assurda. Salve a tutti. Allora, novità molto importante, ma ci dovete arrivare da soli. Guardate un po'. Chi sono? Maigret. Ah, sì,
Silvia, tanto che tu c'hai la fissa con gli investigatori. Comunque, sbagliato, dai, forza. Capito? Devi fare un'altra volta lo spogliarello del padrino. Ma no, nessun padrino, ragazzi. Avete davanti ai vostri occhi il nuovo capo redattore della notizia. Francesca si è arrivata a Napoli e l'editore, guarda caso, ha fatto il mio nome. Ma è fantastico! Lo so. Ma capito, Michelino? Ma che c'è zecca la pipa? Come dice zecca la pipa? Clark Kent, grande giornalista, nonché Superman, perché non l'avevate capito? No. Vabbè, comunque stasera per festeggiare siete tutti ospiti miei, Mannaggia, mi dispiace, c'ho il turno del taxi, anzi, devo proprio scappare. Superman, auguri, Vabbè, grazie. Vorrà dire che sarò costretto ad invitare soltanto la mia coinquilina preferita. Sembra fatta apposta, ma... Vedi, i miei mi hanno invitato a cena e non posso dargli in buca all'ultimo minuto. Che palle, ragazzi, però vabbè. Silvia, per questa volta ti perdono, sarà per la prossima. Ti dovrai accontentare di una pizzetta. Mi dispiace. Vabbè, io adesso vado a prepararmi. Sono contenta per te. Anch'io sono molto contento per me. Scusa, tu credi che basti incendiare il cantiere per togliersi di dosso Morraga? Sei un illuso. Può darsi. Ma non vedo altra soluzione. Ed è per questo che ho bisogno di te. Bene. Sapevo che avresti accettato. Ora ti dico che cosa penso di fare. No, scusa Alberto, forse non hai capito il senso. Io ho detto bene. Perché finalmente qualcuno ti mette con le spalle al muro. Che cosa significa? Mi dispiace per Alessandro, lui non c'entra niente. Ma per quanto mi riguarda... Chiudi quella bocca. Ma chi pensi di essere? Per quanto mi riguarda... Sarà una vera soddisfazione vederti affondare. Mi dispiace deluderti, Franco, ma io non affondo. Tu continua pure a mettere benzina nelle macchine degli altri, che a questa storia ci penso da solo. Bene, esci. Vattene fuori di qui. Dico, ma guarda che sei scemo, me lo vuoi dire che ci sta un gradino qua? Oh, vuoi vedere che colpa mia se adesso ci troviamo in questo schifo di casa, Vabbè, non ti muovi, ma un bestione, figlio mio. Piano. Ma tu le hai prese le forbici? Come, non l'ho prese? Hai visto nella cassetta degli attrezzi? Poggia tutto qua sopra, non vedi che già sta tutto un casino? Scusami. Ma è meglio che ci organizziamo per mangiare qualcosa, Così a stomaco pieno ragioniamo meglio. Ho portato salsicce e friarelli da casa. Avete fame? Come no? Diego, dica, sono salsicce e friarelli. Dove stai? Vieni qua, vieni, ti vanno. Diego, ma tu proprio lì ti dovevi sedere. Lì dentro ci stanno i bicchieri buoni. Adesso come faccio? Ma come fai che cosa, mamma? Noi finiamo in questo posto di merda e tu te la prendi per due bicchieri. Basta. Non dico più una parola, ho capito. Sì, sta diventando pericolosissimo parlare con te. Sì, infatti è meglio se stai in campana, lo sai che sono un giornalista senza scrupoli, Aldo, ho preso esempio da te. Quanto sei scemo. Comunque se trovo una sola parola su quel tuo giornale domani mattina, su quello che ci siamo detti stasera, ti dimentichi le mie dritte. Bene, allora se non me le vorrei dare tu le dritte, saprò a chi estorcerle. Marisa, ti proibisco di parlare ancora con questo giornalistucolo. Nanna, mi dispiace, devi scegliere me o lui. Basta, state zitti, se no mi metto a urlare io, finitela di fare questi dispettucci da ragazzini. Io vorrei fare un brindisi a Michele, posso? A Michele. Devo ammettere che non sono mai stata veramente contenta che tu scegliessi di fare questo mestiere. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Beh, diciamo pure che hai fatto di tutto per convincere questo povero uomo a licenziarmi. Ah, l'avessi fatto! Basta, smettetela tutti e due! Michele, io sono fiera di te. Lo posso dire o è troppo antiquato? No, lo puoi dire. Adesso però dammi una mano a contenerlo, perché se dovesse mangiare come fa di solito mi costerà un occhio della testa. Non ti preoccupare, sai, guarda che sono talmente emozionato per te che mi si è chiuso lo stomaco. Faccelo leggero. E invece io non mi meraviglio affatto che Franco abbia reagito in quel modo.
Quello ormai è un fallito, pieno di invidia, di rabbia. Infatti non mi interessa neanche più parlarne. Questo problema ce lo risolviamo da soli. Io e te. Alberto, mica dici sul serio? Tu sei l'unica persona di cui mi posso fidare adesso. Sei sempre stata molto coraggiosa. Io sono sicuro che da soli ce la possiamo fare benissimo. E cosa pensi di fare? Qualche anno fa il catano delle vernici stava per andare a fuoco. Si tratta di un materiale molto infiammabile. Potremmo cominciare da lì. Ma ci sarà un'inchiesta. L'assicurazione ci copre anche in caso di incendio doloso. La cosa importante è che non risalgono a noi. Potrebbe sembrare una ritorsione. È una ritorsione. Tutti sanno che le imprese paladini hanno sempre resistito alla camorra, che l'hanno combattuta finché hanno potuto. Saremo anche dei martiri. Già. Ehi, fidati. So quello che faccio. Vedrai che andrà tutto liscio. E qua ci vorrebbe proprio una bella impresa di pulizia. Ragazzi, vedrete che domani mattina le cose ci sembreranno meno brutte. Rita, sai che faccio? Poi mi faccio una bella imbiancata qua, così la casa cambia faccia. Dico, aiuti, no? Ci mettiamo con le pennellisse tutte e due, fla. Questa mi sembra proprio una bella idea. Boh, però non ci perdiamo in chiacchiere, dai, datemi una mano a sistemare queste scatole che pesano. Non contate su di me. Già devo pensare a come arrivare a scuola domani mattina. Dico, che è sto dono? Che? C'è qualche problema? Papà, qua è tutto un problema. Ma come gli è saltato in mente a Stefi di offrirci questa casa? Tu ringrazia Dio e a Stefi se ci abbiamo ancora un tetto sopra la testa. Dico, tu devi imparare a guardare la vita con maggiore ottimismo. E guarda dove ci ha portato il tuo ottimismo. Diego! Ma perché non la smetti con questo atteggiamento da superuomo? Io e tuo padre ci stiamo facendo in quattro per non farti pesare questa situazione. Diego, me ne vado da Teo. Buonanotte. Diego, ma dove vai a quest'ora? Poi come torni, Diego? Meno male che volevi mantenerti leggero, eh? E quante storie per due frutti di mare. Oh, madonna, ma dovete fare così tutta la notte? No, ditemelo perché io me ne vado, Ok, tregua. Sai una cosa? Ho sempre pensato che Francesca fosse in gamba. Questa volta ha superato se stessa. Lasciare la propria carriera così, all'improvviso, per andarla a ricostruire in un altro paese. Beh, dillo a me che non sono neanche riuscito a trasferirmi di nuovo a Milano. Beh, ma perché voi siete due maschietti insicuri. Vuoi mettere la capacità delle donne di mettersi in discussione, di rinascere. Rinascere? Io rinasco ogni due mesi, rinasco. A proposito, perché l'ultima volta che tu sei rinato, quando è stata? No, sembra che sia qualche cosa che si può dire davanti a tua madre. Oh, madonna, andiamo via. E guarda che ci ha già visto. È tardi per andarci, no? Beh, cerco un po'. Ciao. Ah, Silvia, che bella sorpresa. La sa la novità? Sì, certo che la sa, solo che in determinate situazioni è più giusto dare la precedenza ai propri vecchi, no? Sennò poi ci rimangono male. Ma qua vecchio, io sei pazzo, poi parla di me, tua madre è ancora un bozzolo. Guarda, lascia ripetere, fanno così da tutta la sera, non so perché. Invece ci farebbe molto piacere se ti unissi a noi. Mi dispiace che sono già in compagnia. Sarà per la prossima volta. Buon divertimento. Mi porto il caffè? No, grazie. Teresa, per favore, lasciaci soli. Puoi sparecchiare più tardi. Come vuoi. Sempre gentile tu. Ho detto per favore. Terribile mal di testa. Oggi non ho fatto altro che leggere e rileggere l'accordo che abbiamo firmato con quei delinquenti. E allora? Niente. Non c'è altra soluzione di tenere duro e non cedere. A qualunque costo. Beh, se tu pensi che questa sia la soluzione migliore, faremo come dici tu. Mi fa piacere sentirtelo dire. Ieri non la pensavi così. Alberto, è tardi, dovremmo avviarci. Ah, è vero. Mi ero quasi dimenticato, quelli ci stanno già aspettando. Ne parliamo domani, eh? Ma come domani? Ma dove state andando? Andiamo a bere una cosa con degli amici. Ma stavamo parlando della situazione del... Senti, ascolta, io ho bisogno di staccare un po' la spina ogni tanto. E anche tu dovresti farlo.
quest'ora di notte, lui solo. Non lo dovevamo lasciare andare via. Rita, non ti preoccupare, non è più un ragazzino, vieni qua, su. La strada per venire qui in qua mi fa paura, è buia. Perché non prendiamo il furgone e lo andiamo a cercare? No, per favore, ha bisogno di stare solo pure lui, cerchiamo di capirlo. Dai, Rita, perché non ti metti a letto, che qua è umido, su. Rita, tu stai ancora con questo coso? Ah, non ti bastano i guai che ci ha dato? No, sì, dammelo subito, non ti può fare, via. Un imbroglione, lo voglio capire da voi! Ma che hai fatto? Perché? Perché? Rita, calma, stai calma e non peggiorare la situazione, stai calma! Fammela prendere, quello era... Ma era un pezzo di vetro che non serve a niente, lo vedi in che situazione siamo? Ma tu ancora ci credi? Ci credo, ci credo! Adesso come faccio? Come faccio? Ha ragione Diego. Madonna mia, come siamo ridotti. Sei ancora in piedi? Sì. Sì, sono appena tornato anch'io. Giretto. Io prendo l'auto. Ci vediamo tardi. Vado a letto. Silvia, perché non mi hai detto subito di Goffredo? Mi dispiace, Michele. Mi dispiace per quello che è successo stasera. Io non volevo dirti una bugia, ma avevo paura. Ma paura di cosa? Che ti arrabbiassi con me. Beh, tu sei grande abbastanza. Per quanto mi riguarda, sei libera di fare quello che ti pare. Lo so, eravate così contenti tu e Guido che avessi rotto con Goffredo. E invece... Guarda che con noi non hai bisogno di giustificarti. Se sei deciso così, avrai le tue buone ragioni. Sono così confusa. È bastata una sola volta rivedere Goffredo e tutti i miei buoni propositi sono andati a farsi benedire. Che ci vuoi fare? Succede, eh? Io lo amo, Michele. Ero così convinta di poter controllare quello che provo per lui, di poterlo reprimere. Invece non ce l'ho fatta. Ti ho svegliata? Ma no, stavo mettendo a posto le ultime cose, lì. Sicuro che non disturbo? No, no, figurati, solo che non c'è nessuno. No, io veramente sono venuta per te. Ce l'hai un attimo? Ma come no? Vieni, vieni. Vieni, sediamoci qui, dai, accomodati. Su. Grazie. Beh, ultimamente non ci siamo incontrate spesso. Sei neanche più passata a Caffè Vulcano. Sai, io non volevo impormi. E data la situazione, preferisco che sia tu a scegliere se vuoi vedermi o no. Era un po' che pensavo di venire qui. Volevo parlarti di una cosa, ma... è così difficile per me. Non devi essere imbarazzata con me. Non è questa.
Vuoi una tisana calda? Stavo per prepararla. No. Voglio che tu stia qui. È tutto così complicato, non so proprio da dove cominciare. Comincio e basta. Volevo chiederti scusa. Sei tornata. Ti ho chiamato 30 volte, potevi rispondere o no? Di capire che per me questo ha un valore che si... Fammi il piacere, va, Rita. Raffaele, quando lo stringo io sento che qualcosa sta per cambiare, che noi possiamo ritrovare la serenità di prima. Rita, amore mio, ho bisogno di dire a qualche cosa. Ho bisogno di avere la forza di superare tutto questo. Sposami per primo. Non abbiamo più niente, Raffaele. Ci rimane solo la speranza. Io non la voglio perdere. Ho giudicato senza nemmeno tentare di capire quello che provavi. È che certe cose, se non si provano sulla propria pelle, è difficile immaginarle. Io pensavo di riuscire a resistere. Credevo si potesse. Invece... Io non dovrei dirlo, lo so. Però sono contenta che tu sia venuto a parlare con me. Solo adesso capisco quello che è passato. Non ci pensare più, tesoro mio. Adesso quello che conta è la tua felicità. Io non so che cosa fare. Mi vuoi molto bene, vero? Non mi sono mai innamorata in maniera così ottusa. Nessuno ti può capire meglio di me. Solo che una cosa la devi sapere. Certe scelte non si finisce mai di pagarle. Ti prego. Aiuto. Ti prego, mamma, aiuto. Il ritorno finisce molto male. Qui tra un po' farà molto caldo. Ma come fai? È così calmo. Sonia, perché non c'è niente di cui preoccuparsi. Sonia, quando cominceranno i fuochi d'artificio? Noi saremo già in ristorante Serena a festeggiare. Sì. Però prova, ce ne andiamo meglio. Sbrighiamoci e finiamo. Ecco, un po' di pazienza, eh? Non preoccuparti, vai, Alberto. Alberto, muoviti, per favore, fai presto. Questo l'ha portato da una vita. Non vorrei che finisse arrostito per colpo di una vacca. Ma sei impazzito, questo è 3 anni per un gatto. Capisci subito.